Ciao a tutti e benvenuti. In questo video andremo a trattare nel dettaglio dei motori molecolari. All'interno del precedente video del citoscheletro avevamo visto come in alcuni casi le dinamiche di polimerizzazione o depolimerizzazione dei filamenti citoscheletrici rappresentino un meccanismo tramite il quale si possono realizzare dei processi di trasporto e di locomozione. Questi però impiegano dei microfilamenti o dei microtubuli come binari, sui quali si possono spostare le proteine specializzate per il movimento, che sono note come motori molecolari. Queste proteine sono degli enzimi che sono capaci di convertire l'energia chimica in energia meccanica. L'energia chimica viene ricavata da idrolisi di ATP, mentre l'energia meccanica è appunto la produzione di una forza e di un movimento. Le miosine sono i motori che operano muovendosi sui filamenti di attina. Esse costituiscono una famiglia molto ampia, infatti attualmente se ne conoscono circa 18 classi. Ciascuna isoforma è poi espressa in determinati organismi o tessuti in modo diverso, che appunto cambia a seconda della modalità di movimento sui filamenti di attina, della forza prodotta, oppure per la velocità di spostamento o la selettività per il tipo di carico da trasportare. Sappiamo che la struttura della porzione motrice di tutte le miosine è simile e le principali differenze si riscontrano a livello di struttura. Ciascun monomero di miosina è costituito da una catena pesante e due catene leggere. La porzione S1, detta testa, e costituita dalla parte N-terminale della sequenza della proteina, svolge la funzione di legame al filamento di attina, di idrolisi dell'ATP e di produzione della forza. Questa è seguita poi da una struttura coiled coil responsabile della dimerizzazione e della costituzione di una struttura allungata, che è detta coda, che serve da leva per amplificare il movimento prodotto nella porzione S1. La conversione dell'energia di idrolisi dell'ATP in energia meccanica avviene tramite una variazione strutturale che si verifica nella proteina a seguito del rilascio dei prodotti di idrolisi, che sono ADP e fosfato. E si osserva che dopo il rilascio del fosfato, il sito di legame per l'attina rimane fisso, mentre la porzione rimanente della molecola ruota di circa 90 gradi. In questo modo produce uno spostamento di circa 10 nanometri alla sua estremità. Al rilascio del fosfato segue poi il rilascio di ADP e la molecola di miosina si trova senza nucleotide, in uno stato chiamato rigor, in cui la molecola di miosina rimane saldamente legata all'attina. Ed è soltanto con il legame di un'altra molecola di ATP che la miosina si può dissociare dall'attina e dopo la dissociazione la miosina idrolizza ATP per tornare alla conformazione iniziale, nella quale può legarsi nuovamente all'attina e ripetere il ciclo. Senza però ATP, la miosina non può dissociarsi dall'attina ed è per questo che il periodo successivo alla morte di un individuo è definito rigor mortis, in cui i muscoli rimangono contratti nel momento in cui non arriva più ATP per dissociare la miosina dall'attina. La direzionalità del ciclo è determinata dal fatto che la velocità di rilascio dei prodotti di idrolisi è molto bassa per le molecole di miosina, ma viene aumentata dall'interazione di questa miosina con l'attina e quindi il movimento della coda avviene sempre quando la miosina è legata all'attina. È importante a questo punto fare una distinzione tra motori processivi e motori non processivi. I motori non processivi interagiscono con il filamento di attina a ogni ciclo enzimatico, ma con una testa. Questi a ogni ciclo producono uno spostamento, ma successivamente si dissociano dall'attina e quindi non sono più in grado di camminare in maniera processiva e continua lungo il filamento. I motori processivi invece sono quei motori che possono interagire simultaneamente con entrambe le teste e sono in grado di coordinare l'attività delle due teste in modo da effettuare l'avanzamento di una testa mentre l'altra rimane legata al filamento, un po' come se camminassero lungo il filamento. I microtubuli fanno da substrato per la locomozione dei motori molecolari appartenenti alle famiglie delle chinesine e delle dineine,
Le chinesine sono dei motori processivi che si muovono verso l'estremità più dei microtubuli, mentre le lineine si muovono verso l'estremità meno. Data la distribuzione dei microtubuli all'interno della cellula, che, se non ricordi, ti consiglio di andare a rivedere nel video del citoscheletro, le chinesine sono responsabili del trasporto centrifugo, le lineine invece di quello centripeto. Questa ripartizione dei compiti è evidente nei processi di indirizzamento delle vescicole tra il reticolo endoplasmatico, l'apparato di Golgi e la membrana plasmatica, ma anche di questo avevamo trattato all'interno del video del traffico vescicolare. Approfondiamo adesso le chinesine e le lineine nella loro struttura. La chinesina è una proteina con un peso molecolare di circa 360 kD. E in maniera analoga alla miosina, la porzione N-terminale ha una struttura globulare e contiene un sito di idrolisi di ATP. La coda invece ha una porzione superavvolta ad alfa elica e nella porzione carbossi-terminale si trova il dominio di legame per il carico da trasportare. La dineina invece è un motore più complesso rispetto alla chinesina ed ha delle dimensioni notevolmente maggiori. È costituita infatti da due catene pesanti con un peso molecolare di 500 kD ciascuna e queste catene pesanti si ripiegano a costituire sei domini che sono responsabili del legame e dell'idrolisi di ATP, mentre la porzione amminoterminale della catena pesante forma uno stelo allungato che interagisce con delle proteine accessorie e all'estremità con i carichi da trasportare. Tipicamente la dineina avanza con dei passi di 8 nanometri lungo il microtubulo, in direzione della sua estremità meno. I meccanismi però che comportano il movimento di questa proteina non sono ancora ben chiari. Con questo abbiamo terminato questo piccolo approfondimento sui motori molecolari. Ti consiglio di iscriverti se non vuoi perderti i prossimi video e di lasciare un like o un commento per farmi sapere se questo video ti è stato utile. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e a presto!